La giunta distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati ha incontrato gli studenti del liceo Cuoco e naturalmente Arturo, il 17enne ferito con oltre 20 coltellate da una banda di almeno 4 ragazzini lo scorso dicembre a Napoli. Anche Arturo è allievo dell'istituto e ha partecipato all'incontro con sua madre, Maria Luisa Iavarone. I ragazzi si sono mostrati molto interessati al dialogo con i magistrati, soprattutto per quanto riguarda la spiegazione del funzionamento dell'apparato giudiziario in relazione all'episodio. Noi non entreremo oggi nel merito dell'indagine anche perché non la conosciamo. Ne abbiamo appreso, come giusto che sia, dalla lettura della stampa, dei giornali. Noi in realtà oggi offriremo ai ragazzi quella che è la nostra esperienza e quindi racconteremo come si evolvono le indagini, la difficoltà a volte nella raccolta dei mezzi di prova per poter poi celebrare i processi ed arrivare a delle sentenze di condanna. Quindi è giusto che i ragazzi sappiano come funziona attualmente il nostro sistema e come quindi si snoda attraverso le varie fasi processuali. I ragazzi fanno delle domande molto semplici, vogliono sapere cosa succede adesso, come funziona l'iter amministrativo, l'iter giudiziario, e il giudice Cimmarotta ha raccolto questa sollecitazione e ha voluto portare la giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati a disposizione dei ragazzi per rispondere a tutte le loro domande.